Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Siamo nell'immediato post partita di Frosinone-Roma, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A e terminata con il punteggio di 3-2 a favore della squadra giallorossa. Una vittoria veramente al cardiopalma, giunta all'ultimo dei 5 minuti di recupero, dopo che la Roma, che si era fatta riprendere nella seconda frazione di gioco da Pinamonti, aveva anche rischiato di perdere con un tiro di Trotta, magistralmente deviato poi in calcio d'angolo da Olsen. Ma andiamo con ordine. La partita è iniziata subito male. La Roma, memore degli errori di Bologna, avrebbe dovuto avere un atteggiamento mentale completamente differente, un approccio molto più fisico e molto più dinamico alla partita. Invece siamo entrati in campo decisamente molli. Così, dopo 5 minuti di gioco, Ciano ha scagliato un tiro al limite dell'area sfruttando una disattenzione collettiva fra Nzonzi e De Rossi. Sul tiro c'è stata una mezza, tra virgolette, papera di Olsen, anche se va detto che il fattore vento ha indubbiamente ingannato il portiere della Roma, che ha visto la palla poi insaccarsi alle sue spalle. La Roma, fino al gol del pareggio, giunto poi al 30º minuto con Edin Dzeko, non ha costruito nulla di particolare se non un colpo di testa di El Shaarawy deviato in calcio d'angolo da Sportiello. Al 30º minuto, come detto in precedenza, si è trovata la rete del pareggio con Dzeko, bravissimo ad andare a sbucare alle spalle di un gol d'Aniga, disattento al centro dell'area e con un mezzo diagonale a mettere la palla a fil di palo e realizzare il gol dell'1-0. Dopo solamente 72 secondi, la Roma ha trovato il gol del 2-1 con una bella imbeccata di Dzeko a trovare El Shaarawy, il tiro dell'italo-egiziano respinto da Sportiello e poi tap-in vincente sotto porta di Pellegrini per il 2-1. Il resto del primo tempo e tutto il secondo tempo fino all'80esimo, al gol del pareggio di Pinamonti, è stata una partita giocata a ritmi molto lenti, con la Roma che cercava di gestire, Roma che aveva anche il problema relativo ai quattro diffidati in vista del derby della settimana prossima, di sabato sera, ovvero Florenzi, Fazio, Manolas e Zaniolo. Fazio, Zaniolo e Florenzi sono partiti dalla panchina, poi Fazio e Zaniolo sono dovuti subentrare. E Manolas, purtroppo, questa è la nota dolente di giornata, proprio intorno al 75esimo minuto ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo aver fatto un salvataggio miracoloso nella nostra area. Le prime diagnosi parlano di una distorsione alla caviglia, bisognerà vedere poi quella che sarà l'evoluzione della situazione, domani faranno nuovi accertamenti. Difficilissimo che possa recuperare per il derby, anche perché ricordiamolo, qualche giorno dopo c'è la fondamentale trasferta di Oporto dove uno come Manolas servirà. Quindi all'80esimo minuto, riprendendo un attimino la gestione della partita, c'è stato questo pareggio di Pinamonti, disattenzione collettiva perché la Roma ha subito un contropiede da parte di Cipsa e nessun calciatore della Roma è andato verso il portatore di palla. Tutti e tre i giocatori presenti poi su Ciano, ovvero De Rossi, Marcano e Kolarov, non sono andati a chiudere su Pinamonti, bensì su Ciano. Quest'ultimo ha messo la palla al centro per l'ex interista, che solo davanti a Olsen l'ha trafitto per il 2-2. La reazione non è stata positiva neanche dopo la rete del pareggio dei Ciociari, ed il gol è arrivato all'ultimo respiro, proprio all'ultimo minuto di recupero su una bella imbeccata di De Rossi, che ha trovato al limite dell'area decentrato
El Shaarawy, bellissimo il cross e Dzeko, un po' con le cosce, un po' con il basso ventre, è riuscito a depositare la palla del 3-2, lasciandosi poi andare ad un urlo liberatorio, perché insomma non è stata semplice la sua partita, perché spesso è stato anche beccato dai tifosi della squadra gialloblu. Tre punti fondamentali che ci prendiamo assolutamente, e questa sono la cosa più importante. Ricordiamo che la Roma nelle ultime 8 giornate è la squadra di Serie A che ha realizzato più punti, 20 su 24 disponibili, 6 vittorie e 2 pareggi contro l'Atalanta e contro il Milan, che poi sono 2 dirette rivali. A proposito dell'Atalanta, va detto che oggi i nerazzurri hanno perso a Torino contro i Granate, quindi in questo momento la Roma è a più 6 sull'Atalanta, mentre ieri sera il Milan si è sbarazzato dell'Empoli con un perentorio 3-0. Quindi in questo momento la classifica vede la Roma quinta ad un punto dal Milan quarto e a 2 punti dall'Inter terza in classifica, che però domani sera giocherà una partita delicatissima e difficilissima a Firenze contro la Fiorentina. Se l'Inter non dovesse vincere, si aprirebbe sicuramente una nuova possibilità. Il posto non sarebbe più uno, quello per il quarto posto, ma anche quello per il terzo. Ma adesso dobbiamo assolutamente pensare a fare il meglio possibile. Dicevo, tra le note positive sicuramente il fatto che nessuno dei diffidati abbia preso un cartellino giallo. Purtroppo la nota negativa era quell'infortunio di Van Lasse, che non ci voleva proprio, però insomma questi 3 punti possono dare una spinta in più, anche perché sono stati raggiunti proprio all'ultimo dei minuti di recupero. Mi ricorda un po' una vittoria di tanti anni fa, fondamentale poi per la corsa alla Champions, ottenuta a Bari. Questa è una squadra che va molto a corrente alternata, che spesso è incapace di organizzare una reazione, ma che ha giocatori importanti, importantissimi. La Roma come rosa vale sicuramente il quarto posto, il recupero di alcuni elementi importanti come Perotti, che oggi ha giocato una sessantina di minuti a discreti ritmi, e quelli prossimi di Under e di Schick, speriamo che possano dare a Di Francesco delle soluzioni offensive in più, proprio perché in queste ultime 13 giornate di campionato più ci auguriamo il maggior numero possibile di partite in Champions, c'è veramente bisogno di tutti. Però se da un punto di vista statistico possiamo tranquillamente notare che si è cambiata veramente marcia, perché siamo la squadra che ha realizzato più punti nelle ultime 8, come dette prima, e da un punto di vista del gioco questa squadra tende sempre a essere un po' troppo anacronistica, un po' troppo, come dire, poco cinica in alcuni momenti, e si specchia troppo in se stessa. Dzeko si sta sicuramente riprendendo, ha realizzato 5 reti nelle ultime 5 partite, con 2 doppiette, una a Bergamo e una oggi a Frosinone. C'è da dire però che c'è un problema a Dzeko allo Stadio Olimpico, perché il bosniaco non ha realizzato in campionato ancora una rete, e magari chissà che non possa giungere proprio domenica prossima, sabato prossimo, scusate, alle ore 20:30, quando ci sarà questo fondamentale derby. Ricordiamo che la Lazio non ha giocato in campionato la partita con l'Udinese per tutta una serie di impegni ravvicinati, la partita verrà recuperata intorno a metà marzo, ma che avrà un impegno dispendioso contro il Milan nella semifinale di andata di Coppa Italia. E insomma, da tifosi romanisti ci auguriamo che possano spendere il maggior numero di energie possibili, anche se poi sabato i giorni per recuperare ci sono, e sabato non è sicuramente in questo momento vicino. Quindi Di Francesco in conferenza stampa o davanti ai microfoni di Sky e DAZN ha elogiato
sicuramente il comportamento di Edin Dzeko e di tutto il reparto offensivo di Al-Sharawi, che è stato molto utile nella gestione di alcuni palloni e soprattutto nell'assist finale, però ha evidenziato una sacrosanta verità, cioè quella che poi tendiamo sempre a complicarci la vita da soli, proprio perché è impensabile sul 2-1 prendere un contropiede a Frosinone, soprattutto che non ci sia neanche un giocatore sull'attaccante centrale avversario. Però insomma, l'importante è aver portato a casa questi tre punti. Ora testa al derby, perché sabato serve una vittoria. Sappiamo benissimo quanto sia fondamentale da un punto di vista psicologico vincere un derby e presentarsi poi nelle migliori condizioni mentali possibili nella trasferta in Portogallo. Basta cali di tensione, c'è di positivo la voglia di andare sempre a recuperare le partite, anche se poi spesso questa squadra tende a fare e a disfare tante volte durante la partita. Però, ripeto, in queste 13 giornate di campionato e un numero speriamo sempre maggiore di partite in Champions League, ci auguriamo che si arrivi alla quadratura del cerchio, perché la stagione della Roma è ancora nel suo massimo splendore e dobbiamo assolutamente capitalizzare al meglio tutte le occasioni che ci capiteranno e riuscire a fare più punti possibile e passare magari più turni possibili anche in Champions. Detto questo, con i tre punti in tasca, auguro a tutti i nostri Radio Web ascoltatori una buona notte giallorossa. A risentirci nei prossimi giorni da parte di Luigi Pasculli.